Ciao ragazzi, con alle mie spalle la città di Bari, sto provando il nuovo aggiornamento dell'Overair X1 Pro Max. Innanzitutto fatemi sapere come si sente, perché sto utilizzando il suo beacon come microfono. Questo è il beacon. Questo invece è il microfono professionale che uso nei miei video. C'è anche parecchio vento, ma lui si sta comportando molto bene. Guardate che bella giornata che c'è qui alle porte di novembre. Comunque, amici, il nuovo aggiornamento ha risolto finalmente i problemi di connessione del beacon e ha aumentato la risoluzione dell'Overair X1 Pro Max, appunto, all'8K per tutte le modalità di volo, compreso questa modalità over. Attualmente sto utilizzando il filtro ND16, dato che c'è un sole che spacca le pietre. Ci sono le pietre bianche, bellissima zona, ma sporca purtroppo, che ha il pane non è denti, lo dico sempre. Però ragazzi, proviamo un attimo questo nuovo aggiornamento. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate. Questo è un drone che comunque mi sta davvero sorprendendo, perché mi permette di lavorare, di creare contenuti, creare video in modo molto semplice, senza portarmi dietro il radiocomando, senza controllo diretto, che può sembrare una cosa pericolosa, ma credetemi, una volta che, quanta sporcizia che c'è qui, una volta che ci prendete la mano è comodissimo. Ora il drone mi sta tracciando, vediamo come si comporta. Dovrebbe essere migliorata un po' anche la qualità contro luce. Ditemi voi ragazzi ovviamente nei commenti. Ok, in questa modalità il drone si limita a una funzione di cavalletto volante, diciamo, sta fermo su se stesso e mi inquadra. Vediamo se gli passo molto vicino. Ok, continua a inquadrarmi, perfetto. Ragazzi, una cosa che forse state notando dal video è la stabilità che ha sto drone. Rispetto al precedente modello è tutta un'altra cosa. Ora proviamo magari qualche altra modalità di volo e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento della qualità di registrazione. In 8K ragazzi, lo pubblico in 8K, non so nemmeno se YouTube lo digerisce questo formato. Comunque, sfruttiamo un po' questa bella giornata. Prova modalità zoom out del drone. Modalità follow me del drone, che sostanzialmente ci segue. Possiamo impostarne anche la distanza di follow me. Ragazzi, mi dispiace per tutta la sporcizia che c'è qui. Siamo alle porte di Bari, una zona che dovrebbe essere riqualificata quanto prima, io lo spero. Ok, follow me sempre ottimo. Questo invece è un follow me tipo telecamera. Io vado verso il drone e lui si muove all'indietro, ha i sensori anticollisione anche dietro, quindi riesce a evitare ostacoli. Mi muovo di lato, mi segue di lato, niente male. Dite la vostra con un commento. Se volete acquistare questo drone, lo trovate nel mio canale Telegram Tech Best Deals, linkato qui sotto in descrizione video. Vabbè amici, passo la palla a voi, anche un bel like per supportarmi, mi raccomando.